la tua squadra secondo me ha fatto un piccolo passo indietro rispetto alle altre prestazioni. Sì, no, abbiamo giocato male, l'ho detto nel primo tempo negli spogliatoi, abbiamo sbagliato tanto, proprio tanto, e in conclusione abbiamo avuto l'occasione di far gol nel primo tempo e non abbiamo fatto neanche uno. E abbiamo sbagliato pochi anche tiri in porta, pochi tiri. E anche l'occasione ci rimaneva la palla dietro, la palla sotto, e quindi no, abbiamo giocato male. E poi abbiamo avuto purtroppo prima volta che capita un arbitro con un atteggiamento veramente, non è in questione di sbagliare o uno può far bene, sbagliare, fastidioso. No, proprio è una questione, si parlava di negli arbitri, loro usano il termine autorità e autorevolezza, l'autorevolezza è positiva, l'autorità no, questa è, qualcuno ha commentato autoritarismo, c'è una terza via, non è nemmeno quella, no, è stato veramente un atteggiamento negativo nei confronti della panchina nostra, ma anche nei quelli del Brescia, perché col giocatore per terra niente, si gioca, lui non gliene fregava niente che se fosse per terra, invece no, prima c'è l'incomunità dei giocatori e poi c'è tutto il resto. Botta in testa, non l'ha vista, ha detto che il regolamento non prevede calci in testa, io non conosco il regolamento, questa poi me la dovrà spiegare, ma non credo che lo farà perché tanto non è in grado. Poi loro hanno fatto sul time out, che è una cosa abbastanza, loro si preoccupano molto del cambio delle pettorine, di queste cose stupide, che però è importante e fanno parte del gioco. Poi però sul time out, palla nostra, ha fatto il time out a loro, che è proprio una cosa. Questo è un errore tecnico arbitrale. Questo è proprio un errore tecnico. Non so nemmeno se in questo caso si potrebbe ripetere la partita. E oggi ci abbiamo messo del nostro, devo dire, perché siamo partiti malissimo, sì. Pure abbiamo avuto delle situazioni, primo autogol, un rimpallo, la sfortuna ci accompagna sempre. Poi niente, abbiamo preso 5 gol di fila, fine primo tempo 5-0 per loro, abbiamo provato un po' a risollevarci nel secondo tempo, abbiamo fatto gol, due gol di seguito e poi ne abbiamo preso un altro e lì è finita la partita, perché comunque anche l'arbitro oggi ci ha messo del suo, diciamo. Voi vi siete fatti un po' trascinare, sì, nella trappola di, così, dell'arbitro, e soprattutto il dispiacere è perché a nostro avviso non c'è sicuramente tutta questa differenza con il Domus Brescia. No, non c'è differenza, diciamo che oggi siamo mancati un po' rispetto alle, cioè avevamo fatto qualche passo in avanti, oggi c'è stato un piccolo passo indietro. Ci può stare perché le partite sono fatte così, ogni partita a sé, però poi noi abbiamo perso la testa su un arbitraggio un po'... Tanto ormai la partita era andata, tanto vale giocarsela così, sì, come sì. Anche arbitro non ce la siamo giocata, mi dispiace per l'espulsione di Simone, che è un nostro compagno che ci serve parecchio, adesso speriamo che non infieriscano nella squalifica. L'altra squadra ci si allena 5 volte... A settimana, noi... Voi dovete aumentare gli allenamenti, da 2 passare almeno a 3. So, ma è il secondo anno che siamo in B, quindi ci abbiamo provato, abbiamo fatto questa esperienza e poi la prendiamo così come viene, su. Ecco, un po' più di concretezza sotto porta, soprattutto nel numero dei tiri verso la porta, che arrivate lì e poi arriviamo, in un modo o nell'altro... Arriviamo davanti sempre, ci manca... quel pizzico di cattiveria sotto porta. Anche perché il mister vi fa giocare molto alti, vi fa pressare molto alti, quindi teoricamente dovreste avere più occasioni, rischiare dietro, però più occasioni di fare gol. Ci va sempre male. Pressiamo, poi siamo tutti giovani, attacchiamo, giochiamo a uomo, giochiamo, però gli altri sono... cioè ci danno di più, ci danno. Hai visto il numero 10 di loro, Gli altri sono bravi. Infatti, 4-5. 4-5 ne ha fatti, sono bravi gli altri. Campionato continua, la prossima in casa sarà il 17 dicembre se non sbaglio. Sì, con l'Aosta, anche lì, partita non dico proiettiva ma quasi. No, sono molto bravi, sono primi ma sono bravi, se lo meritano.